si doveva interrompere perché il marinaio indiano aveva assassinato il capitano. Alla gendarmeria di porto un ufficiale italiano ci invitò per la serata ad un ricevimento all'ambasciata. La prima volta che la vidi entrare era vestita di seta nera, i capelli tagliati in corti e uno sguardo da pantera. La moglie di un diplomatico mi disse si chiamava Aurora, era lì col viceconsole britannico in partenza per Singapore. Delle andamane, mare, di Celebes, mare, di Surabaya, mare, mare del sud, sumba, sumba, Madura, Caimangole, Morotai, Munakendari, Uoni, Engano, Pekalonga. Vento caldo dell'oceano indiano, lente nuvole sospese, i lunghissimi silenzi del capitano portoghese. Nella sala degli ufficiali giocavo a dadi con un cinese, lui parlava di Shanghai ed io pensavo Villa Borghese. Un marinaio di passaggio mi disse di aver visto Aurora con dei militari inglesi in una bisca di Sopora. Per le strade di Manila c'era ancora il suo profumo, ma la nave lascia il porto, all'orizzonte un fil di fumo. L'ho seguita di bocca in bocca, da Flores a Cabaena, Mataram, Sumbawa, l'ho seguita di vela in vela. Quando giunsi ad Halmahera era partita la notte stessa, su di una nave contrabbandiera verso Puerto Princesa. È sicuro che certi viaggi sono viaggi senza ritorno, tra questa giungla che si getta in mare, al tropico del Capricorno. Cerchi Aurora, trovi il vento, trovi il mare, cerchi ancora, perché qualcuno da qualche parte, in qualche porto ha visto Aurora.